Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata dalle caselle. Torniamo a seguire il campionato Under 15 di Serie C. L'Arezzo che viene da 3 vittorie consecutive, quest'oggi ha a che fare con l'Alma Juventus Fano, formazione comunque interessante di questo campionato, che si trova a 10 punti. L'Arezzo è al terzo posto a quota 12, oggi vincendo potrebbe, in base a quello che farà il Ravenna secondo in classifica, trovarsi proprio in seconda posizione alle spalle del Cesena, che fino a questo momento le ha vinte tutte, 6 partite, 6 vittorie. Sobi, palla di ritorno per Battistini, molto bene per Luconi, smarcato, entra in area Luconi, mette dentro Parisi, Tommasino blocca subito l'occasione, il grande protagonista delle ultime partite dell'Arezzo, Consigli. E c'è il pressing vincente di Cursi che porta via palla e serve Pazzischi in area di rigore. Pazzischi! Fermini! Salva tutto! Grande parata, grande respinta. Ancora un recupero del Fano. Adesso prova Cursi laterale. Dopo la buona giocata di Battisti, Cursi fino in fondo, Cursi, la palla sta per uscire, la mette dentro Pazzischi, sinistro! Lo sbaglia! Pazzischi! Dunque l'Alma Fano è in vantaggio qui in casa dell'Arezzo per 1-0 grazie al gol di Pazzischi, primo gol in campionato, e da lì davvero l'occasione era troppo ghiotta per non trovare il gol. Tocco, Sobi destro, la respinta corta e Parisi trova l'1-1, sempre lui, sempre Tommaso Parisi, e l'Arezzo ha pareggiato, ritenuta corretta la posizione di Parisi, e l'Arezzo pareggia subito 1-1. La respinta corta di Tommasino sulla conclusione di Sobi, è arrivato Parisi e dunque al 28esimo l'Arezzo ha pareggiato immediatamente con Parisi, che continua a segnare a valanga. Questo è il 6° gol, che per un centrocampista non è male, 6° gol. Questa è la 4ª partita di fila che segna Parisi, però di Verdini che poi trova Battistini. Si accende e cerca Sobi, nel rigore, un buon pallone, Sobi, Tommasino in uscita, e poi l'ultimo tocco è di Sobi, sulla spinta di Tommasino, la palla è carambolata su Sobi ed è andata sul fondo. Candelari va via bene, a Battistini, gran tiro di Candelari, Ermini. Vediamo ora l'angolo, battuto corto verso Consigli, traversone, lo stacco in rete, Suzzi, l'Arezzo è in vantaggio, 2-1, 2 minuti nel secondo tempo, e l'Arezzo dunque rimonta il risultato, grande stacco, e dunque c'è il 2-1, 2-1 per l'Arezzo, e l'Arezzo dunque dallo 0-1 avanti 2-1 adesso. Poi raccoglie ancora Giunti, gran palla in area di rigore per Roberti, Ermini, grande intervento, secondo grande intervento della partita di Ermini. La ripartenza del Fano, l'Arezzo scoperto, Consigli sta recuperando, Pazzischi cerca addirittura il tiro, Ermini con la mano in calcio d'angolo. Terzo grande intervento di Ermini, molto bella però anche la conclusione di Pazzischi, veramente un gran tiro. Finisce qua! Quanta vittoria consecutiva per l'Arezzo, che batte 2-1 l'Alma Fano. Mi sembra un'altra vittoria che alimenta, solidifica questo gruppo che ha saputo anche soffrire nel finale. No, avevamo davanti diciamo una corazzata, perché questa ad oggi è una delle migliori squadre del girone. Oggi sinceramente è venuto il risultato, non la prestazione, perché è ancora migliorabile, però va bene così. Qui siamo, sei accerchiato. Tanto pioveva oggi. Va bene, va bene. Allora, e quindi vabbè, ci sono anche partite così, quando
la tua squadra, insomma, no, si vedeva c'era degli elementi veramente. No, ma noi abbiamo saputo soffrire, siamo stati anche bravi a reagire subito, a ritrovare il pareggio. Poi sinceramente il gol è venuto su un movimento che abbiamo provato, però la squadra il secondo tempo, a parte due o tre volte che non siamo stati precisissimi, ha retto bene il confronto. Perché nel finale ha gestito, insomma, bene i tentativi del fan. Sì, siamo stati bravi, ordinati, i ragazzi crescono, è ovvio che sono tutti ragazzi nuovi, ci vuole un pochino di tempo per assemblarli. Anche ora abbiamo portato in rosa altri tre ragazzi, quindi piano piano, strada facendo, vediamo di crescere. È un gruppo che può dare soddisfazione. Comunque. Sì, ma ecco, ripeto, io sono contento quando tiriamo fuori la prestazione e arriviamo al risultato. Oggi sono contento perché che c'entra, vincere così è sempre bello, però mi è mancata la prestazione. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.